Sta a vedere Berlusconi, com'è. No, God! Oh, Jesus! Vabbè. The United Nations and our system of values is posed by the regime that governs Iraq and that is systematically ignored all the resolutions of the United Nations. Che dici? Lui non sa cosa sta dicendo, lì, lo sai. E questo è il bello. Guarda, lui non ha idea cosa sta dicendo. Guarda che molti pensano che non sappia cosa dice, nemmeno quando parla italiano. Però. Sai che il mio studente però, preferito italiano è mio mito, e non è in senso ironico, è Trapattoni. Perché, ce l'abbiamo Trapattoni, ecco, aspetta. Ecco, vai. Vediamo Trapattoni, va. Be careful the cat. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Però c'è un motivo serio. Il gatto nel sacco è... Sì, ma l'abbiamo capito però. È questa, perché l'inglese serve, cioè la lingua serve per comunicare. Per farsi capire. Quindi. Assolutamente sì. Lui ha, io dico sempre ai studenti, lui ha la genialità dell'italiano che dovrebbe venire fuori in tutti. Quello che anche io riguardo quella statistica di prima, che l'Italia è sempre penultima, eccetera. L'italiano dovrebbe essere il numero uno per imparare lingue nuove. Ti dico perché. Perché ha tutte il talento di farlo, la creatività, cioè la bella, la fantasia. Ma infatti crea dell'inglese molto suo particolare. Cioè, come? Crea un inglese molto... Ma va benissimo, ma ti ho detto, cioè, prima... Trapattoni, quindi. Trapattoni, allora, Fabio Capello... Però adesso ti faccio... Aspetta un attimo, faccio vedere un altro creativo, Pittella del PD. Please join us in bringing peace. If we stand together, peace is achievable. Thank you very much. Ha detto porta la piscia. Ha detto portati la piscia. Ma io non ho mai visto quello. Ho visto. Era un candidato alla segreteria del PD quando Renzi vinse. Lui era uno dei candidati. È al Parlamento europeo, è importante. Ma Italia ha bisogno di tante cose, me la piscia, no, dai. Cioè non... Oh, God. Avevo visto quello in Facebook, perché mi mandano un sacco di video. Avevo visto quel muso lì, non l'ho aperto, adesso l'ho visto. Si dice viso, vedi? Viso, che... vabbè, se è un muso, insomma... Ma no, la piscia va bene, ma il muso no!